imprese metalmeccaniche reggiane sono state in grado di aumentare in questi ultimi 4 anni in maniera significativa il valore della produzione, in maniera ancor più significativa hanno aumentato il valore aggiunto, ovvero la ricchezza che sono in grado di generare. Il problema è come è stata redistribuita questa ricchezza, perché mentre l'aumento dei costi del personale, tra cui appunto i salari, si attesta poco sopra il 20%, l'aumento degli utili, cioè dei profitti che sono andati alle imprese, è superiore al 70%. Quindi della ricchezza generata dalle imprese metalmeccaniche reggiane, una quota molto piccola è andata al lavoro e una quota molto grande e sempre più crescente nel corso degli anni è andata agli utili d'impresa. Questa può essere dettata dal fatto che quotidianamente leggiamo di situazioni di difficoltà del mondo dell'impresa che non è in grado di generare valore aggiunto, non è in grado di generare utili. I risultati ci dicono il contrario, cioè ci dicono che mentre gli utili crescono, sono in un continuo progresso, al contrario i salari, cioè quella parte di ricchezza destinata ai lavoratori, stagna, cresce molto molto meno e di conseguenza anche le quote dei salari e degli utili rispetto al valore aggiunto generato sono profondamente cambiate. Per utilizzare una metafora, se il valore aggiunto fosse la torta che noi abbiamo creato, una fetta sempre più piccola va ai lavoratori, una fetta sempre più grande va agli utili d'impresa. E noi ci saremmo attesi, anche alla luce del piano Calenda di Industria 4.0, con dei vantaggi fiscali molto generosi per le imprese, un'accelerazione degli investimenti. Invece, se guardiamo il dato degli ammortamenti, che può essere collegato all'andamento degli investimenti, ci rendiamo conto che la progressione che si è verificata non è quella che ci si sarebbe potuto attendere, cioè ci saremmo dovuti attendere una quota di investimenti ben maggiore di quella che invece è stata realizzata.